Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo un video di make-up estivo perché finalmente si avvicina la bella stagione, quella che tutti vogliamo, si spera, perché c'è gente che piace l'inverno. Fatemi sapere sotto nei commenti se a voi piace l'inverno o piace l'estate, perché ho sempre guardato le persone a cui piace l'inverno con molte perplessità, perché non capisco bene cosa c'è di bello nell'avere freddo. Quindi va bene, scrivetemi sotto così magari mi fate sapere se vi piace l'inverno, cosa effettivamente vi piace dell'inverno. Detto questa premessa che non serviva sinceramente, ma va bene, oggi volevo creare un make-up estivo facilissimo, proprio, cioè vi assicuro che vabbè, il video voi lo vedrete, durerà 10 minuti come tutti gli altri, però non ci metterò un'ora come gli scorsi video. E sarà un make-up su due colori principali che sono l'arancione e l'azzurro. Quindi cominciamo! Allora, come prima cosa io farò gli occhi come sempre, ma dai, non li faccio mai per prima, però farò prima gli occhi proprio perché io ho sempre paura che i colori facciano fallout, dato che comunque sono colori colorati. Colori colorati. Quindi io procedo nel mettere un po' di correttore tipo qua, poi sfumo leggermente, secondo correttore che è quello più chiaro, quindi quello illuminante dove lo applico in tutta la palpebra mobile, mi raccomando in tutta e soprattutto che non sia aranciato, perché anche no. E perché dobbiamo illuminarla? Proprio perché più chiara è, cioè più la base sarà tendente al bianco e più i colori saranno accesi, quindi saranno dei bei colori, cioè noi vogliamo dei bei colori. Sfumiamo anche la base. Ora, avevo detto appunto che avrei usato due ombretti, che sono l'arancione che avrei messo tipo qui e l'azzurro che avrei messo qui e qui. Io farei una cosa intelligente, cioè prenderei una matita azzurra, questa qua è quella di Neve, quella di Neve Cosmetics, credo che era in omaggio, perché no, cioè, non le compro più le matite. La mettiamo nella parte qui. E direi nella parte. Ho un male qui, non chiedetemi il perché, perché non lo so nemmeno io. Sfumiamolo. Così. Voilà. Qua mi raccomando, state attenti perché se portate l'azzurro ovunque, cioè sembra che avete un'occhiaia enorme. Quindi parsimonia. Ora io metterei in tutta questa parte interna, vedete? Questo giallo. Sembra un trucco da mare proprio. Mi viene voglia di andare al mare. Però va via ancora un po'. Perché non si vuole andare al mare quando non c'è ancora. A parte che non si può. Va bene. A parte quello, però almeno beati voi che abitate al mare. Voi potete, io che abito in Trentino, sicuramente mare non ne ho qui. Quindi mi accontento del trucco mare. Ok, se vedete le mie dita variopinte, perché ho fatto i test. Comunque io uso adesso una cialdina che sinceramente di It Style, non so neanche se è più in commercio, cioè vi dico solo questo. Però ho questo colore qui, che è fantastico. Però credo che questo si possa benissimo anche applicare senza la matita sotto. Ovviamente risulterà leggermente più tenue, cioè meno azzurro. Ora sfumo perché sì, non bisogna mai chiedere perché nel sfumare, bisogna solamente farlo. Quindi sfumo per bene i colori. Ok, ho fatto. Io adesso non mi asterrei da fare una linea di eyeliner. Ora piego le ciglia e metto il mascara. Ovviamente salto questa parte perché è sempre la stessa.
Ora direi di fare la base, quindi solite cose, cioè correttore per pulire anche dai fallout, fondotinta leggero, comunque perché è un trucco estivo, quindi ci sta un fondotinta più leggero, correttore più chiaro per andare a illuminare, un po' di cipria soprattutto nel contorno occhi per evitare che vada nelle pieghette. Ha la solita terra per scaldare, diciamo, questo biancume che mi precede. Un po' di blush per dare un po' di colorito. Dell'illuminante, che male non fa mai. Poco comunque, perché non dobbiamo andare in discoteca, quindi. Ora io farei le sopracciglia nel modo, diciamo, più naturale, dato che comunque il trucco non è proprio semplice, almeno le sopracciglia puntiamo a qualcosa di un po' più naturale. Quindi con gel fissante le andiamo a tirare leggermente in su. Come sapete io lo dico in tutti i video ormai. C'ho il tatuaggio alle sopracciglia, quindi vedete che. Cioè, a me comunque la linea sarà così, cioè non posso farci niente. Perfetto, ora io metterei una matita bianca nella rima sotto dell'occhio, la classica rima. E con gli ombretti di prima andiamo un attimo, a parte a metterne qua perché col correttore è venuto via. Andiamo a metterne un po' qui di azzurro. Come vedete, senza mettere la matita sotto azzurra è molto, ma molto più tenue. Cioè, guardate, cioè, sì e no, si vede comunque. E stessa cosa con l'arancione, quindi lo andiamo a mettere leggermente qui, proprio per richiamare comunque il trucco sopra. Sfumiamo anche la parte sotto, ovviamente. Ultima cosa, io prenderei un po' di ombretto nero e lo metterei leggermente lungo la rima ciliare sotto per comunque, vedete, dare un attimo di definizione anche alla parte sotto, perché sopra ci abbiamo messo l'eyeliner, quindi quella è sicuramente definita. Però sotto, avendo messo la matita bianca e dei colori comunque chiari, cioè si mescola il tutto, non si vede più dove finisce l'occhio, cioè vedete comunque la differenza, c'è un po' più di delineamento, non fatela tutta, cioè non andate fin qua perché comunque sennò ve lo scurisce. Allora, passiamo alle labbra. Alle labbra ovviamente non possiamo fare delle labbra definite perché comunque il trucco non è un trucco da sera, un trucco. Quindi dovremmo quasi lasciarle nude così. Il problema è che è un po' troppo. Quindi io direi di fare una cosa del tipo: prendere un rossetto rosso a caso proprio, metterlo sul dito e come ultimo passaggio io applicherei un gloss. Prendo questo qua di Maybelline, vabbè lo conoscete ormai, è il Stun 008. E ok, quindi il trucco è finito, è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Questi sono gli occhi, quindi come potete vedere sono mare, praticamente chiamano il mare. Io spero, ripetendo, io spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciatemi un pollice in su e vi invito anche a iscrivervi al canale per non perdervi altri video di questa tipologia. Io vi mando un bacio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!